Buonasera a tutti e benvenuti a questo webinar dal titolo La complessa questione dell'umore eolico, riconoscimento, basse frequenze e fattori di influenza della sua percezione. Sono Francesco Asdrubali, Università degli Studi Roma 3, membro del consiglio direttivo AIA e sarò il moderatore di questo incontro della serie Aspettando Matera. So che oggi ci sono moltissime persone collegate che seguiranno questo evento e allora due parole sul ciclo di seminari Aspettando Matera per coloro che seguissero questo tipo di evento per la prima volta. Aspettando Matera è un ciclo di seminari che è stato articolato in due serie, una serie di seminari autunnale e una primaverile, questo è un evento chiaramente del ciclo di eventi primaverile, in attesa del convegno nazionale, del 47esimo convegno nazionale AIA. Il convegno doveva tenersi a Matera l'anno scorso, per la pandemia è stato rinviato all'ultima settimana di maggio di quest'anno, maggio 2021, si terrà purtroppo, data l'incertezza causata dalla pandemia, ancora sempre in modalità telematica, ma quest'anno riusciremo a fare il convegno e tra l'altro ne approfitto per ricordare a tutti che fino al 18 aprile è possibile mandare i contributi scientifici al convegno nazionale AIA, convegno che si terrà l'ultima settimana di maggio e che sarà caratterizzato anche da dei corsi di aggiornamento per tecnici competenti in acustica con il rilascio di crediti. Questi eventi online vogliono essere delle anticipazioni del convegno, vogliono creare in qualche modo un'aspettativa nei confronti del convegno e vogliono essere degli appuntamenti periodici per i soci che si sono stati privati purtroppo per il secondo anno consecutivo della possibilità di un incontro in presenza che è quello che il convegno nazionale tutti gli anni offre. Ringrazio lo sponsor del webinar di oggi che è AS Ambiente, sostenitore Oro AIA, nella persona di Carlo Notini che ha avuto anche un ruolo molto attivo nella divulgazione del seminario, tant'è vero che ci sono state ben 280 pre-iscrizioni, è vero che il numero dei presenti sta crescendo rapidamente. Proprio perché c'è una platea così vasta, oggi ne approfitto per comunicare a tutti che sono sempre aperte le iscrizioni alla nostra associazione, magari ci sono delle persone che si stanno accostando ai nostri eventi, alla nostra associazione per la prima volta, sul sito dell'associazione trovate le modalità per diventare soci, ci sono diverse categorie di soci con diverse quote e trovate appunto le modalità e anche i benefici riservati ai soci sempre sul sito. Oggi parleremo di rumore eolico. I tre relatori di oggi che andrò a presentare fra poco sono Luca Fredianelli, Andrea Tombolato e Massimiliano Masullo. Illustro la formula di questo webinar. Dopo questo breve intervento introduttivo darò la parola ai tre relatori che presenteranno una propria relazione di circa 10 minuti con l'ausilio di slide ovviamente sul tema del webinar di oggi. Ci saranno poi delle domande che i relatori si formuleranno tra di loro e anche io come moderatore ne approfitterò per magari fare qualche domanda ai nostri tre relatori. Infine l'ultima parte dell'incontro sarà dedicata alle domande che proverranno da coloro che ci stanno seguendo da casa. Potete nella sezione D&R, domande e risposte, D&R, formulare le vostre domande, le scrivete, io le selezionerò, magari le accorperò, sceglierò le più interessanti, vedremo anche come saremo messi con i tempi e le farò ai nostri tre relatori. Questa è la formula dell'evento di oggi, come di tutti gli eventi della serie Aspettando Matera. E, presento i nostri qualificati relatori di oggi, che sono Luca Fredianelli, dottore di ricerca in fisica applicata, assegnista di ricerca per il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, è attivo nell'ambito della ricerca, dedito al momento allo studio del rumore portuale. In passato si è occupato di rumore eolico, sia nella sua tesi magistrale che nella tesi di dottorato, partecipando anche alla stesura delle linee guida ISPRA per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici.
collabora con iPure SRL in qualità di tecnico competente in acustica ambientale e in tale ambito ha esperienza in valutazione di impatto e mappatura del rumore prodotto da traffico stradale, ferroviario, aeroportale, industriale e alla caratterizzazione acustica delle pavimentazioni stradali. Andrea Tombolato, ve li leggo nell'ordine con cui parleranno i nostri tre relatori, è laureato in fisica, consulente libero professionista in acustiche e vibrazioni con studio in Padova. È inserito in rappresentanza di AIA in gruppi di lavoro UNI, l'Ente Nazionale di Normazione Tecnica, operanti in materia di acustica. Nel 2005 è chiamato a far parte del gruppo di lavoro ISPRA Ministero dell'Ambiente, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale sull'acustica alle disposizioni europee di settore. È autore e coautore di lavori scientifici in materia di acustica e aggiungo è anche membro del consiglio direttivo dell'AIA, sia del consiglio direttivo uscente che di quello che è stato appena eletto. Infine, Massimiliano Masullo è professore associato di fisica tecnica ambientale presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. È responsabile scientifico del laboratorio multisensoriale Sensi Lab. Si occupa di percezione del rumore ambientale e degli effetti di moderazione che quest'ultimo può avere sul benessere e sul disturbo. È co-direttore esecutivo della rivista Italia Acustica, autore di oltre 125 pubblicazioni su riviste scientifiche e atti di convegno internazionali e nazionali. Il problema che sarà trattato oggi è un problema di grande attualità perché chiaramente gli impianti eolici, grazie alle ridotte emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita, si sono affermati sempre di più in Europa e anche nel nostro paese, sostenuti anche da significative incentivazioni, come una delle soluzioni energetiche a più basso impatto ambientale. Chiaramente presentano alcuni tipi di impatti, c'è un impatto visivo indubbiamente, c'è un impatto sull'avifauna, c'è un impatto evidentemente, ne parleremo oggi, in materia di rumore. Con particolari problematiche anche alle basse frequenze. I nostri relatori ci parleranno anche di come viene percepito il disturbo da rumore da impianti eolici e direi che ho parlato anche troppo, quindi possiamo dare subito la parola a Luca Fredianelli che farà il primo intervento a carattere introduttivo alla tematica di oggi. Prego Luca, quindi ti ricordo che hai a disposizione una decina di minuti. Ok, buonasera a tutti. Comincio con lo streaming dello schermo, sperando che tutto vada nel verso giusto. Qualcuno mi dia un feedback al volo? Sì, perfetto. Bene. Ok, allora la tematica è già stata abbondantemente introdotta, così come noi relatori, per cui vado dritto al sodo. Nel frattempo levo tutte queste barre che compaiono sopra dai presentatori, se no non la vedo nemmeno io. Ok. Allora, è già stato detto come ci sia una forte attenzione verso le energie rinnovabili e questo negli scorsi anni ha portato a un aumento della diffusione anche dei parchi eolici, tra le altre fonti energetiche. Come vedete nelle due cartine che vi ho riportato sotto, vedete a destra la mappa dei venti a una decina di metri dalla quota terreno e la posizione di dove sono principalmente installate in Italia gli impianti eolici. Ora, negli ultimi 5-6 anni, diciamo, questa crescita che si era vista e che si sta vedendo ancora nel resto del mondo, in Italia si è un po' arrestata. Di conseguenza anche un po' l'attenzione sulla tematica del rumore. Quindi, diciamo, riparlarne oggi non fa altro che bene alla tematica, perché sebbene le nuove installazioni non siano più di moda, diciamo, quelle vecchie o quelle attuali necessitano ancora di attenzione e quindi di essere monitorate. Perché devono essere monitorate? Perché, come anticipato, il rumore è una delle tre tematiche fondamentali del disturbo che provano gli impianti eolici e soprattutto presenta delle tipologie diverse da tutte le altre tipologie di sorgenti sonore a cui siamo abituati. In principio, diciamo, la generazione, che ci verrà poi introdotta successivamente, ma anche la propagazione e la percezione del rumore da loro prodotte sono diverse e presentano aspetti peculiari. Questo fa sì che vi farò vedere dei livelli di rumore che vi faranno un po' sobbalzare dalla sedia perché non siamo abituati a ritenere tali livelli di rumore come disturbanti per noi. Invece,
tutta l'attenzione sarà volta a far capire perché livelli come 40-50 dB in questo caso sono allarmanti. Quindi disturbo anche a bassi livelli di esposizione. Partiamo dal vento. Allora, intanto il vento è già una tematica importante perché quando entrai in questo argomento ormai quasi una decina d'anni fa, sembrava che non si potessero fare delle misure di rumore perché in presenza di vento ovviamente non si possono fare delle misure di rumore per i motivi che sapete tutti. Però il vento qui è un deterrente fondamentale. Perché? Perché il vento all'altezza degli aerogeneratori, che sono più o meno a 100 metri, consideriamo, rispetto al piano di terra, genera il rumore aerodinamico nelle pale, insomma, e influenza poi la propagazione in atmosfera. Ma il vento, all'altezza del ricevitore, che è quello che poi ci interessa a noi tecnici, interagisce con gli ostacoli e la vegetazione, producendo l'effetto mascheramento. Ci sono studi, appunto, che dimostrano come un effetto mascheramento vada a sopperire all'effetto della propagazione del rumore degli impianti eolici. Vi faccio vedere poi in una slide dopo come mai questo. Per cui uno potrebbe pensare di effettuare misure, di farsi dare le misure del vento in quota e dire ok, io ho anche la misura del vento a terra. In realtà, purtroppo, questa cosa qui vale solo in terreni semplici, in terreni piani, e non dove c'è orografia complessa. Perché? Perché l'equazione del wind shear che vedete riportata a sinistra, ora capirete che per questione di tempo andrò un po' veloce e non vi faccio vedere tutti i dettagli, però l'equazione non si può applicare perché semplicemente non torna. Questa equazione qui vale in terreni pianeggianti con altezze ben note, ovvero ci dice che data una velocità a terra in questo caso, io potrei semplicemente sapendo una delle due velocità ricostruire quella all'aerogeneratore o viceversa. Quindi questo non si può fare, per cui diventa anche inaccurato usare valori provenienti da siti limitrofi, come spesso avviene, cioè spesso vediamo riportate misurazioni di vento in centraline meteo a distanza di 500 metri, un chilometro o così via, che purtroppo non hanno concretezza rispetto a dove poi effettivamente servirebbe. Quindi fondamentale è che sono necessarie misure simultanee di velocità all'hub e al ricettore che stiamo indagando. Per cui, come viene fatta la valutazione di impatto acustico? Attualmente il rumore eolico è normato come un rumore industriale, nonostante queste caratteristiche peculiari che vi ho appena accennato o che vi accenneranno dopo i colleghi. Risulta fondamentale la stima del residuo, perché appunto, come vi dicevo, il vento è il principale autore del residuo che abbiamo presso i ricettori, in una situazione, come potete immaginarvi, riportata qua. Tuttavia, i metodi tradizionali richiedono o lo spegnimento di una sorgente che per quanto venga spenta, provoca una sostanziale perdita economica da parte dell'operatore, oppure prevede, come ho detto prima, l'uso di misure sia di vento ma anche di rumore da altri siti. E questo è totalmente sbagliato per quanto vi ho detto, e per fortuna che appunto è stata elaborata la procedura ISPRA, che prevede misure di lunga durata con dati di misura sia a terra che all'aerogeneratore. Vi faccio vedere qui in questa slide molto velocemente, perché appunto il tempo è tiranno, un po' di misure per darvi un'idea di che livelli di rumore si parla, a cui ho partecipato, ho fatto personalmente nel corso degli anni. Come vedete ormai gli anni sono passati, purtroppo è questo, è la verità. Però vi faccio vedere come intanto gli impianti erano un po' variegate, no? Si passa da tre aerogeneratori in Puglia, in questo caso, fino a 10-13 aerogeneratori. Queste sono tutte misure fatte in collaborazione o con ARPA Puglia o con ARPA Toscana. Ma quello che ci interessa è un po' di qua, ovvero si passa da livelli di rumore spalmati sul giorno, ovviamente, quindi un livello day che varia tra i 40, 43, 44, 47, 45, 50 fino a un 51. Questo 51 era in una condizione estremamente particolare. Come vedete, questa immagine qui è un ricettore circondato da quattro aerogeneratori a distanze che sono, se non erro, appoggi alti, è questo qua, cioè distanze di 280 metri. Quindi ricettore che paradossalmente rispetta i limiti in cui, cioè le prescrizioni sulla distanza a cui possono essere messe le case. Poi in realtà era un rudere, ma lasciamo perdere. Quindi si parla di 51 dB. Quindi
come vi dicevo prima, livelli estremamente bassi, pensati per sorgenti standard di cui abbiamo tutti esperienza, per il livello di rumore eolico sono molto alti. E poi qui a destra vedete il rapporto, questa era una tabella usata per il paragone con i modelli Nord 2000, quindi vedete già una, diciamo, coerenza di dati tra quanto era l'output della procedura ISPRA con quello delle simulazioni con Nord 2000. Un'ultima cosa sui dati di misura, vedete, queste sono, diciamo, delle situazioni tipiche che possono avvenire qui in Toscana, ad esempio, quindi ricettori in campagna, collinari, circondati o meno da aerogeneratori, eccetera. Come vi avevo anticipato prima, vi faccio vedere questa immaginetta qua, è due sdoppiate, una è uno spettro lineare, una è uno spettro in ponderazione A, ma ve lo faccio vedere perché i tre differenti grafici, i tre differenti andamenti, scusate, sono il verde solamente il rumore del vento. In blu è vento più il rumore degli aerogeneratori, mentre il rimanente presenta animali, perché ovviamente si parla di campagne di misura di lunga durata dove ci possono essere grilli, uccellini, eccetera, eccetera, cicale soprattutto perché erano estivi. Quindi, mentre in fase di pulizia di analisi, questo ve lo faccio vedere perché quando i dati ovviamente vanno puliti, gli animali si vedono bene a livello di spettro, ma il rumore del vento e quello degli aerogeneratori è pressoché identico, quindi come componente spettrale non si ha minimamente una differenza, cioè minimamente sì, ma non sostanzialmente. Ok, seconda parte di quello che voglio farvi vedere è uno studio che fu fatto per avere un'idea, un'informazione di un limite da proporre, cioè se non altro, se non un limite, quantomeno una soglia di tolleranza per il rumore eolico. Il concetto che c'era alla base di questo lavoro è che è stato guardato il disturbo percepito in relazione alla sorgente specifica, quindi paragonando le curve dose-effetto per l'annoiance del rumore eolico a quello delle strade, che sono, diciamo, il rumore normalmente più diffuso, e quindi paragonandolo poi con i limiti delle varie sorgenti. Quindi che si è fatto? Sono state prese i limiti di legge italiani per il rumore del traffico stradale, ora il caso peggiorativo, insomma il caso più alto, convertendole dal LEC, perché noi lo sapete, in Italia si usa il LEC, ma per gli studi di annoiance si usa l'LDEN. Quindi conversione tra LEC e LDEN viene fuori un 70,7 dB di LDEN per il rumore del traffico stradale in Italia. Tramite le curve, ve lo faccio vedere poi nella slide dopo, così lo capite meglio, è stata presa la percentuale di altamente annoiati corrispondente a questo livello secondo le curve di Miedemann. E ne corrisponde che un 26,2% di altamente annoiati corrisponde a questo 70,7%. Ora, che significa? Significa che a 70,7 dB di esposizione a lungo termine, ovviamente, di rumore da traffico stradale, il 26,2% di popolazione è attesa che abbia un forte fastidio. Quindi, per analogia, abbiamo preso tramite le curve di Janssen, insomma, che ha fatto la stessa cosa che ha fatto Miedemann per il rumore da traffico stradale, ma per l'eolico, si è estratto il livello in LDEN corrispondente all'eolico. Quindi qui, diciamo, è riportato il processo logico. Si parte da 77 alle curve di Miedemann e per analogia di percentuale di altamente annoiati si prende quello del wind turbine noise e ne viene fuori un 49,1 di LDEN. Ovviamente vedete già da voi di quanto il rumore eolico sia estremamente più impennato rispetto a quello dello stradale. Per cui il concetto alla base di questo lavoro era che si vorrebbe dare un'uniformità nel trattamento delle persone esposte al rumore, per cui la percentuale di altamente annoiati dovrebbe essere la stessa per ogni tipo di sorgente e limite fissato. Quindi viene fuori che assumendo un livello di rumore costante eolico durante tutta la giornata, un 49,1 di LDEN corrisponde a 42,9 di LEC, quindi con un intervallo di confidenza di circa 2 dB. Per cui di questo si parla, cioè 42,9 dB di LEC corrispondono a, come abbiamo visto prima, a 70 dB di strade. Quindi nella testa, io spero di lasciarvi questo oggi, cioè nella testa vostra,
ci dovrebbe essere ormai questa conversione di livello. Concludo dando, diciamo, dandovi un'idea della percezione del Winter by Noise, come mai sia così disturbante, ma questo poi serve anche da assist per Andrea che ormai freme, è pronto e ci spiegherà meglio alcune cose di queste, però vi anticipo che il motivo di questo disturbo è dato da tanti fattori, cioè il rumore eolico non ha solo una tipologia di disturbo, diciamo, ma ha un parametro chiamato, anzi ha un fenomeno chiamato la amplitude modulation, ma diciamo anche il fatto che viene in esterno è percepito come un rumore a banda larga, che però viene percepito poi a bassa frequenza all'interno. E questo porta a essere un rumore intrusivo, spesso ritenuto alieno, diciamo, nel paesaggio sonoro dove sono inseriti. A questo si aggiunge il fatto poi che per natura proprio di generazione del rumore i livelli possono essere uguali giorno e notte, perché il vento non è una cosa tunabile dall'utente. Per cui, in conclusione davvero, tutti questi fenomeni insieme impediscono l'acclimatazione dei cittadini al rumore, che quindi, non abituandosi, gli viene un fenomeno di aumento continuo dell'attenzione e quindi non si abituano mai al rumore, per cui lo sentono di più. Grazie per l'attenzione. Grazie Luca, anche per il rispetto dei tempi. E darei la parola a questo punto ad Andrea Tombolato che proseguirà la trattazione del tema con il suo intervento. Prego Andrea. Buongiorno a tutti, spero che la condivisione a schermo funzioni. Sì. Grazie. Io riprendo dal fatto fondamentale evidenziato da Luca Ferdianelli, vale a dire 49 dBA di livello DEN dovuti al rumore da aerogeneratori sono equivalenti in termini di annoyance a 71 dB LDEN dovuti al rumore da traffico veicolare. Fatto macroscopico che richiede delle spiegazioni. Teniamo questo in mente. E cominciamo concentrandoci sui meccanismi di generazione del rumore da aerogeneratori. Il primo meccanismo, detto nella maniera più semplice possibile, è dovuto alla turbolenza che si forma in corrispondenza del bordo posteriore della pala. È il rumore che va sotto il nome di trailing edge sound, è un rumore che è presente nella regione delle frequenze medio e alte, è a banda larga, il massimo è generalmente compreso tra 400 e 1000 Hz e poi decresce rapidamente nelle bande d'ottava adiacenti in ragione di circa 11 decibel. Un secondo meccanismo, importante meccanismo di generazione del rumore è dovuto all'interazione meccanica della pala con la turbolenza atmosferica. Questo suono va sotto il nome di inflow turbulent sound, è un rumore in bassa frequenza, è ancora un rumore a banda larga e va da circa 10 Hz, dove generalmente presenta un massimo, fino a qualche centinaio di Hz. L'ultimo meccanismo di generazione del rumore di cui parliamo qui è il cosiddetto thickness sound, è dovuto al passaggio della pala in corrispondenza della torre. È un rumore presente nella regione degli infrasuoni, è un rumore tonale e i picchi sono in corrispondenza della frequenza di passaggio delle pale, tipicamente 1 Hz, e dei suoi multipli. Qui vediamo rappresentata, se seguite il mio cursore, come mi auguro, la turbolenza che si forma in corrispondenza del bordo posteriore della pala e che determina il trailing edge sound. E poi vediamo la turbolenza atmosferica che con interazione meccanica con la pala stessa poi dà luogo all'inflow turbulent sound e quindi al rumore in bassa frequenza. Entrambi i fenomeni si manifestano con particolare intensità all'estremità della pala per l'ovvio motivo che qui è maggiore la velocità relativa del fluido rispetto alla pala. Già lo diceva Luca Ferdianelli, la modulazione d'ampiezza è una prima possibile spiegazione del plus di annoyance determinato dalle turbine eoliche. Il rumore dominante, infatti, il trailing edge sound, presenta in genere una variazione lieve del livello sonoro al passaggio della pala in corrispondenza della torre. Questo fenomeno è noto come blade switch. La variazione di livello sonoro, che appunto generalmente è lieve e pari a 1 o 2 decibel, può però
in determinate condizioni atmosferiche, e vedremo presto quali, incrementare significativamente fino a diventare un serio problema. È la condizione di stabilità atmosferica che determina notevoli gradienti di velocità del vento con l'altezza che gioca un ruolo decisivo nel determinare l'entità della modulazione d'ampiezza e il suo effetto negativo sulla noise. La formula di validità molto limitata, come spiegava Frediannelli, la formula esponenziale che ci dà la velocità del vento ad altezza H sulla base di un'altezza misurata ad un'altezza di riferimento, tipicamente 10 metri, è interessante perché il fattore, l'esponente M, può essere collegato al grado di stabilità dell'atmosfera. In genere su un terreno pianeggiante con atmosfera instabile e quindi tipicamente durante il giorno abbiamo che M è compreso tra 0,1 e 0,2. Con atmosfera neutrale M aumenta di poco fino a 0,22 e la cosa che più ci interessa in condizioni di atmosfera stabile e quindi tipicamente durante la notte quando è frequente il fenomeno dell'inversione termica M, l'esponente M, raggiunge valori anche fino uguali a 0,7. Questa tabella è interessante perché appunto lega il coefficiente M alle classi di stabilità di Pasquale, da A molto instabile a F molto stabile, con M che va da 0,09 a 0,41 o anche a 0,7. Cosa significa questo in concreto per il rumore da aerogeneratori? Beh, vediamolo con un esempio tipico. Consideriamo quindi un suolo, un sito pianeggiante, supponiamo una velocità del vento di 3 metri al secondo misurata a 10 metri e ci chiediamo quale sarà la velocità del vento a 100 metri di altezza. Ebbene, in condizioni di atmosfera instabile e quindi di giorno a 100 metri avremo 4 metri al secondo. In condizioni di atmosfera neutrale circa 5 metri al secondo e la cosa che invece macroscopica è che in condizioni di atmosfera molto stabile a fronte di 3 metri al secondo a 10 metri avremo ben 12 metri al secondo a 100 metri. Quindi quello che si deduce è che con atmosfera stabile il gradiente di velocità è molto maggiore rispetto a condizioni di atmosfera instabile o neutrale. Evidentemente gli effetti sull'emissione di rumore causati dalla presenza di atmosfera stabile dipendono dalle caratteristiche degli aerogeneratori in termini di altezza della torre, di diametro del rotore e di velocità del rotore. Un caso tipico è rappresentato da turbine di potenza di 2 MW, altezza del morso 100 metri, lunghezza delle pale 35, con una velocità di rotazione che può arrivare anche a 20 rotazioni al minuto, corrispondenti ad una velocità lineare dell'estremità della pala di ben 73 metri al secondo. Vediamo, adesso entriamo veramente nel cuore della questione e vediamo come la stabilità atmosferica influenza la modulazione d'ampiezza fino a farla diventare un serio problema. Questo è dovuto a tre sostanzialmente fattori. Il primo, uno dei più importanti, è il gradiente di velocità del vento. La velocità di rotazione del rotore e l'angolo di attacco delle pale sono determinate dalla velocità media del vento all'altezza del mozzo. In condizioni di stabilità atmosferica abbiamo visto però che la velocità, la differenza di velocità del vento tra la parte inferiore e la parte centrale del rotore è notevole. E questo cosa significa? Questo cosa comporta? Comporta che la differenza tra l'angolo di attacco ottimale della pala eolica e l'angolo di attacco effettivo in corrispondenza del passaggio sulla torre è importante e questo determina un apprezzabile incremento del livello sonoro rispetto alla condizione diurna quando l'atmosfera è tipicamente instabile e quindi il gradiente di velocità del vento è molto minore. Come conseguenza netta abbiamo che di giorno con atmosfera instabile o neutrale si ha una fluttuazione del livello sonoro appunto di circa 1-2 decibel come già dicevamo, mentre in periodo notturno con atmosfera stabile e maggior gradiente di velocità, si può verificare, e tipicamente si verifica, una fluttuazione del livello e quindi una modulazione d'ampiezza di circa 4-5 dB. E quindi la situazione cambia radicalmente. Un secondo effetto della condizione di stabilità atmosferica, lo dico ancora tipicamente notturna, è il gradiente di velocità del vento.
essendo le masse d'aria debolmente accoppiate, oltre ad avere più libertà in termini di variazione della velocità, del modulo della velocità, abbiamo anche più libertà in termini di variazione della direzione della velocità. Questo effetto però è generalmente trascurabile rispetto al primo di cui abbiamo appena parlato. È invece molto importante il terzo effetto, vale a dire la diminuita turbolenza, perché in un'atmosfera stabile l'assenza di turbolenza su grande scala, una scala paragonabile alla distanza tra le diverse turbine, dà luogo a una velocità del vento media che è simile per tutte le turbine del parco eolico, le quali pertanto possono ruotare in modo quasi sincronizzato e si troveranno alternativamente in fasi sincrone e asincrone di rotazione rispetto a un determinato ricettore. Quando due o più turbine a distanze simili da un medesimo ricettore si trovano in fase tra di loro, la fluttuazione del livello sonoro e quindi la modulazione d'ampiezza può raggiungere anche i 6-10 decibel. E quindi, concludendo sul tema, i circa 2 decibel di fluttuazione che tipicamente di giorno non causano disturbo possono diventare tipicamente in un periodo notturno un serio problema. Qui vediamo un esempio di quanto abbiamo appena discusso. E vediamo appunto rappresentato una storia temporale di un minuto del livello sonoro campionato a 50 millisecondi, registrato di notte in facciata di un'abitazione con atmosfera stabile a distanza compresa tra 700 e 900 metri da 4 turbine. Se seguite il cursore del mio mouse, vedete che a circa 155 secondi, al secondo 155, si osservano fluttuazioni regolari e quindi una modulazione di ampiezza di circa 3 decibel, che poi diventa di 5 decibel in corrispondenza della sincronizzazione di più turbine. E quindi vediamo qui plasticamente rappresentata il tema di cui abbiamo parlato finora. E quindi la modulazione di ampiezza è senz'altro una caratteristica fisico-acustica che si presta a spiegare perché il rumore da aerogeneratori determina, a parità di livello equivalente o se preferite di livello DEN, reazioni di annoyance molto maggiori rispetto ad altre sorgenti tipiche di rumore ambientale, come ad esempio il traffico veicolare. Sorge a questo punto spontanea una domanda, vale a dire ci chiediamo se è plausibile che esistano anche altri fattori, acustici o non acustici, che possono spiegare il plus di annoyance. E giro immediatamente la domanda a Massimiliano Masullo, che se ne parlerà ampiamente. Grazie Andrea, ringrazio anche te per il rispetto delle tempistiche e quindi diamo la parola a Massimiliano Masullo per il terzo e ultimo intervento di questo primo giro di tavolo. Vedo che qualcuno ha iniziato a porre delle domande ai nostri relatori nella sezione domande e risposte, fatelo pure man mano, appena magari avete una qualche curiosità o richiesta di chiarimento o di integrazione, alla fine saranno tutte, nei limiti di tempo, selezionate e sottoposte ai nostri relatori. Prego Massimiliano. Ok, grazie Francesco, grazie Andrea. Allora, io in questa ultima parte del webinar tratterò di appunto quelli che possono essere i fattori giustificativi di quell'extra annoyance che abbiamo visto presentata sia da Luca nel primo intervento sia da Andrea successivamente. In realtà nella definizione di noise annoyance noi già possiamo vedere che la definizione è una definizione molto generale e porta dentro di sé sia aspetti di tipo fisico come il discomfort legato a una serie di variabili ambientali, ma porta dentro di sé anche una serie di fattori che sono fortemente che interessano fortemente l'individuo, lo stato d'animo, il dispiacere, il risentimento, sono tutti fattori extra, diciamo fisici, extra acustici. In particolare, se vediamo questo schema riepilogativo di quali sono le relazioni potenziali tra fattori, meccanismi ed effetti, vediamo che oltre agli stimoli acustici dobbiamo sicuramente considerare nella parte sottostante, vedete, dei ulteriori fattori di moderazione che sono appunto afferenti alla sfera individuale e fisica. Questi agiscono sull'aspetto percettivo modificando
Giudizio di annoyance, diciamo in versione generalizzata, diurna ma anche notturna, e quindi di stress delle persone. Dal punto di vista dell'amplitude modulation, giusto per supportare quello che già anticipava Andrea, c'è sicuramente una grande convergenza verso il fatto che questa peculiarità del rumore eolico è tale da generare un extra annoyance. Però il problema è che non è chiaro quanto questo effetto sia percepibile a grandi distanze. Questi studi che presento sono studi legati a una diciamo un disturbo a breve termine, quindi sono da laboratorio, però rappresentano in maniera chiara qual è la percezione delle persone. Sotto l'aspetto low frequency invece la situazione è molto più complicata, sebbene ci sia una tendenza ad imputare anche alle basse frequenze questa extra annoyance, in realtà ci sono tanti motivi per credere il contrario, come la presenza di infrasuoni già all'interno del nostro corpo, no? Quelli generati dai flussi sanguigni, dal battito cardiaco, dalla respirazione, oppure il fatto che sotto una certa soglia per cui può essere filtrato il rumore eolico, noi non siamo capaci di distinguere più un suono originale da quello filtrato. Ad completare questo quadro esiste anche il possiamo presentare anche i risultati di Bolin, che ci dicono chiaramente che nelle situazioni di aree residenziali urbane i livelli di bassa frequenza prodotto dal traffico veicolare sono più alti di quelli delle turbine eoliche, quindi diciamo, non è giustificabile questa associazione. Andiamo però sugli aspetti che sono, diciamo, extraacustici. Grande convergenza si ha verso l'effetto dell'impatto visivo sull'annoyance. Le persone che sono esposte, che vedono le sorgenti a diverse distanze, come stiamo vedendo in questo scorrimento delle slide, sono capaci di rilevare la presenza del rumore eolico sicuramente in maniera più evidente, ma sono anche maggiormente disturbate, e questo effetto, che è significativo, emerge particolarmente ai livelli più bassi, quindi inferiore ai 35 decibel. Ulteriore effetto che abbiamo trovato in un lavoro precedente è l'impatto della numerosità dei piloni e degli aerogeneratori nel campo visivo, insieme ad una influenza determinata da possibili colori con cui sono ricoperte le basi dei piloni e le bande delle pale. Si vedeva che per colori come il verde o a pala bianca i livelli di noise annoyance fossero più bassi rispetto alla visione nelle, diciamo, pari condizioni di pale colorate di marrone scuro di rosso. Un trittico di effetti molto rilevanti dal punto di vista dell'impatto visivo è sicuramente quello del flickering, cioè lampeggiamento del sole che si trova alle spalle della turbina, quindi la turbina si trova praticamente nel mezzo tra osservatore e sole, oppure il movimento delle ombre, shadow movement. Questo effetto chiaramente al variare della posizione del sole diventa più o meno pronunciato e quindi può raggiungere anche distanze importanti. L'ultimo, non so se riuscite a vederlo, è quello determinato che va sotto l'effetto di glinting ed è un lampeggiamento che si rileva come riflessione del sole sulle pale in movimento. L'effetto di questo lampeggiamento, cioè in particolare del
quello legato alle ombre in particolarmente, risulta importante nella determinazione dell'annoyance, come vedete in questo piccolo grafico, ed è stato trovato che esposizioni prolungate superiori a 60 minuti sono, diciamo, determinano sintomi di stress. Per questo motivo diciamo, esistono delle linee guida che limitano la esposizione a questi fenomeni per un certo periodo. In Germania sono 30 ore anno e 30 minuti giorno, ma diciamo, linee guida simili le troviamo anche in altri paesi europei come la Danimarca, l'Olanda e negli Stati Uniti. Ulteriore effetto importante è l'attitudine verso questo tipo di tecnologia, quindi la predisposizione ad avere verso soluzioni tecnologiche di questo tipo. Si vede che tutte le persone che avevano un'attitudine positiva, vediamo questa linea tratteggiata, per esempio ad un chilometro percepivano un grado di autodisturbo, diciamo solo il 3% delle persone percepivano un grado di autodisturbo. Se facciamo l'osservazione alla stessa distanza per persone invece con un'attitudine negativa, quindi una predisposizione negativa verso di questa tecnologia, vediamo che il numero cambia drasticamente e supera il 40%. Quindi questo ci fa capire subito come l'aspetto personale incomincia a diventare molto pesante. E più o meno lo stesso comportamento lo ritroviamo sia in outdoor, l'abbiamo visto nel grafico precedente, che in indoor. Cosa non cambia se invece di ragionare in termini di distanza ragioniamo in termini di parità di livelli. In uno studio di qualche anno fa è stato anche rilevato che le persone che erano abituate a vivere in prossimità di turbine eoliche, quindi che avevano familiarità con questo tipo di rumore, a grandi distanze percepivano la presenza di turbine anche quindi quando queste venivano ascoltate, propagate a grandi distanze. Addirittura la percepivano anche nel caso in cui il rumore eolico non c'era proprio. Quindi erano, come dire, tendevano a dare dei giudizi falsi positivi di presenza del rumore degli aerogeneratori all'interno del rumore del vento. Ulteriori aspetti importanti che sono stati associati ai sintomi, diciamo, sintomi generici, quindi come diciamo, mal di testa, fatica, sono quelli legati alla negative oriented personality trait, quindi ai tratti personali negativi della personalità. Quindi le persone che hanno questo tipo di orientamento erano quelle che percepivano il suono il rumore degli aerogeneratori in maniera più loud, più intensa. E si è visto anche che se diciamo separati i gruppi delle persone con più alta affettività negativa o intolleranza alla frustrazione da quelli con bassi tratti, questi i primi erano molto legati alla presenza di sintomi, e quindi questo già fa capire un legame molto importante. Ulteriore effetto, penso che sia l'ultimo, è quello legato alla importanza dell'accesso a benefici economici nella risposta in termini di disturbo percepito. Si vede che anche se dal punto di vista del rilevamento, della capacità di rilevare la presenza del rumore eolico, chiaramente l'avere accesso a benefici economici o meno non cambia nulla, se guardiamo il grafico di destra invece emerge come quando i livelli di emissione degli aerogeneratori diventano più elevati, avere accesso a benefici economici comporta una differenza molto importante tra i due gruppi. Quindi diventa
svolge un ruolo rilevante. In conclusione possiamo dire che sicuramente l'annoyance è direttamente legato all'esposizione al rumore eolico e che ci sono sicuramente una serie di fattori di moderazione che giocano un ruolo più o meno grande. Tuttavia, il peso preciso di questi fattori di moderazione è molto complesso da trovare e numerosi studi devono ancora essere svolti in questa direzione. Grazie mille. Grazie Massimiliano, grazie a tutti e tre i nostri relatori. E possiamo aprire la sessione di domande e risposte e quindi comincerei col chiedere ai nostri tre relatori se gli interventi hanno suscitato qualche loro curiosità e quindi se hanno delle domande da porsi tra di loro. Io ho una domanda per Luca Pardianelli, il quale ci ha appunto fatto vedere che l'annoyance comincia a livelli, con riguardo ovviamente agli aerogeneratori, a livelli sonori bassi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Ecco, ci sono degli effetti correlabili oggettivamente a questi livelli così bassi di rumore? Il microfono, Luca. Scusate, dicevo, stavo per condividere lo schermo perché nel frattempo poi ho preparato anche una cosina. Sì, ok, si vede. Visto che c'è stata una domanda anche dal pubblico al riguardo, quindi ho aggiornato quello che avrei voluto dirvi. Allora sì, ci sono gli effetti, cioè l'esposizione del rumore a bassi livelli, quindi per i livelli di cui stiamo parlando noi, è stata dimostrata dalla World Health Organization e da studi collegati ovviamente. È stato mostrato come 42 dBA di notte all'aperto interferiscano con la qualità del sonno. 40 di notte all'aperto possono anche portare all'uso di sedativi, ovvero di aiuti per dormire. Un livello di rumore interno inferiore a 30 dBA sarebbe necessario per evitare disturbi del sonno. Inoltre, un'esposizione a bassi livelli è anche stata collegata con una varietà di sintomi, quale l'ipertensione o l'emicrania, ma è ovviamente legata anche alla necessità di aumentare la voce durante la conversazione. Quindi significa che tutti questi effetti portano a un'interferenza con il sonno, con la facoltà di ascoltare, di leggere e di scrivere. È stato anche, ora non vi riporto gli studi, qui c'è stato molto dibattito in passato al riguardo, ma comunque è stato riconosciuto proprio come un'alta percentuale di annoyance rappresenti proprio un effetto negativo sulla salute. Lei stessa, l'annoyance stessa è un effetto negativo sulla salute. Per cui a fronte di questo era stato detto come un limite di 42,9 dB, di quanto vi parlavo precedentemente, è molto coerente con i limiti fissati dalla Gran Bretagna e dalla Danimarca. Come limite base, perché poi loro propongono dei limiti variabili a seconda del vento, quindi come un limite base, quello là. Ho aggiunto ora al volo questa informazione qui, appunto per una domanda espressa da un ascoltatore, ovvero quali sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, nel 2018 sono uscite quelle nuove per la Comunità Europea e introducono proprio un parametro sul wind turbine noise. È proprio espresso, è proprio scritto, vedete, a caratteri maiuscoli, come bisogna evitare livelli superiori a 45 dB di LDN. E poi c'è tutto un capitolo a sé che invito eventualmente ad andarsi a cercare, basta cercare Environmental Noise Guidelines for the European Region, quindi del 2018, e sono 200 pagine, ma insomma uno lo trova. Stacco la condivisione. Grazie Luca, altre domande? Ancora una domanda per Luca, io.
Luca, hai parlato della procedura riportata nelle linee guida ISPESL. Ci puoi dare qualche informazione in più in merito? Sì, io su queste avevo preparato, cioè, c'ho delle slide al riguardo, perché la questione purtroppo è complessa, è già una procedura complessa di sé e avrebbe bisogno di tanto tempo per parlarne, quindi capisco che avevo lasciato volontariamente fuori e ci sarebbe tanto bisogno, quindi vi ho messo eventualmente i miei link per qualcuno che ha, insomma, la mia mail nella slide precedente per qualcuno che ha voglia e curiosità di approfondire. Qui vi do giusto un'infarinatura per darvi un'idea per completezza, ovvero sono tre slide, mettete, armatevi di pazienza. Servono almeno 2 settimane di dati puliti, quindi vale le regole per tutte le campagne di monitoraggio, quindi vanno esclusi i dati di vento maggiori di 5 metri al secondo, periodo di pioggia, eccetera, eccetera. Comunque, si parte con un set di dati che vengono fuori da queste 2 settimane con misurazioni, cioè con dati presi tramite le nostre misurazioni e dati forniti dal gestore dell'impianto. Se vi ricordate, la forza che ha questa procedura è che non richiede di spengere l'impianto. Quindi vuol dire che ci stiamo mettendo, cioè stiamo andando molto incontro al gestore dell'impianto, quindi lui sarà sicuramente felice di fornirci tutti i dati che può. Quindi a lui chiediamo la media della velocità di rotazione delle pale e la moda del vento, della direzione del vento al rotore per ciascun aerogeneratore. Perché la rotazione del rotore? Perché tutti gli studi parlano sempre di velocità del vento in quota, ed è vero che la velocità del vento è la forzante delle pale, ma in realtà è quanto girano le pale che produce rumore, se avete ascoltato quanto detto finora. Quindi il vento è la causa che produce il rumore, ma il rumore è direttamente proporzionale a quanto girano le pale. Poi, tramite misurazione possiamo acquisire, cioè dobbiamo acquisire il LEC su 10 minuti, perché in questo ambito si lavora su 10 minuti, quindi media della velocità del vento a terra, direzione del vento a terra, pioggia e temperatura. Quindi col fatto che non richiediamo di spengere le pale, ma con il fatto che abbiamo un set enorme di dati, quindi 2 settimane di dati o più, dobbiamo fare una stima del residuo. E lo possiamo fare quando in tutto questo set di dati la prima stima del residuo viene effettuata nei periodi in cui i rigeneratori sono fermi per un normale ciclo di operatività, perché su 2-3 settimane viene naturale che si fermino, perché non c'è vento, perché vengono fermate per manutenzione, eccetera, eccetera. Quindi sul lungo periodo prendiamo dei periodi di ferma. Poi la stima del residuo viene effettuata tramite cicli iterativi di sottrazione energetica del residuo, residuo valutato però per classi di velocità del vento a terra. E con l'immissione che viene effettuata in funzione della rotazione equivalente. Che cos'è questa rotazione equivalente? Ecco, questa è una slide importante per capire un po' tutta la procedura. Cioè, si passa dal concetto di un impianto, quindi da una wind farm, quindi da un impianto di aerogeneratori, al caso di un semplice aerogeneratore. Quindi il caso di più turbine è trasformato nel più semplice caso di singola turbina virtuale, che produce al ricevitore lo stesso livello di rumore di tutte le turbine impattanti. Quindi abbiamo un esempio qui di 4 turbine, il ricettore qua nel mezzo, con 4 potenziali livelli di pressione sonora dalle singole turbine alle varie distanze con le sue rotazioni. In realtà lo portiamo tutto a quello più vicino. E come glielo diamo questa informazione? Con un nuovo parametro, che è appunto questo NEC, cioè la rotazione virtuale di questa turbina. Che, vabbè, ora il livello di pressione sonora poi sarà dato da una funzione che è proporzionale alla quinta di questa rotazione, e vabbè, tutte le attenuazioni, però la turbina virtuale è posta nella posizione della turbina più vicina e ruota alla velocità di questo NEC. Questo NEC che è dato da questa formula, insomma, ma tiene conto di tutti i parametri di attenuazione, quindi coefficiente di attenuazione atmosferica del terreno, tipo di terreno, direzione di provenienza e differenza tra giorno e notte. Ora ve la faccio corta, però tutti i parametri che sono stati acquisiti all'inizio vengono inseriti qua dentro. Ora questo è uno schemettino, ve lo faccio vedere proprio rapido, perché sennò finisce troppo tempo, però si parte appunto dall'acquisizione dei dati, si crea il database sulla base di 10 minuti con tutte le informazioni e poi viene creata una prima stima del residuo,
E dopodiché si entra in questa fase iterativa, in cui da varie matrici, insomma, di emissioni, immissioni e residuo, si fanno sottrazione energetica ogni volta finché l'informazione non converge, insomma. Tutta questa fase ovviamente è iterabile e algoritmizzabile, diciamo. Grazie Luca, proseguiamo con le domande tra voi relatori, se ce ne sono altre vi inviterei a risposte, a domande e risposte molto rapide perché abbiamo tantissime domande da parte di coloro che ci seguono da casa a cui vorrei dare ovviamente adeguato spazio. Ok, allora ormai che ho la lingua sciolta, chiedo io ad Andrea e gli chiedo se, data la tendenza consolidata a progettare e realizzare aerogeneratori che sono sempre più grandi nel tempo, con più wattaggio, insomma, è pensabile che le componenti in bassa frequenza del rumore incrementino successivamente nel futuro, quindi negli anni a venire la loro importanza? E di conseguenza l'effetto degli all'anno e anzi sulla popolazione risulti diverso? Allora, grazie Luca della domanda. Provo a condividere lo schermo, spero che l'operazione abbia successo come l'ha avuta precedentemente. Lo vedete? Riuscite a vedere lo Sì, schermo? sì, 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 sì. Benissimo. Allora, ci sono molti studi evidentemente sul problema delle basse frequenze. Un studio completo che io prenderei a riferimento per rispondere alla domanda di Luca, è uno studio di Möller e Pedersen che ha preso in considerazione 48 aerogeneratori. La cosa interessante è che questi 48 aerogeneratori non erano tutti della stessa potenza elettrica nominale. Alcuni erano di potenza inferiore a 2 megawatt, altri erano di potenza superiore ai 2 megawatt. Di questi aerogeneratori con misure in campo, realizzate secondo lo standard, nella parte 11 dello standard IEC 6140, è stata determinata la potenza sonora. Cos'è emerso di interessante? Beh, una prima cosa interessante è che sembra esistere una correlazione, data dalla formula che vediamo qui rappresentata, tra appunto il logaritmo della potenza elettrica nominale e il livello di potenza sonora dell'aerogeneratore. Per cui a 1 MW di potenza elettrica nominale potremmo far corrispondere all'incirca, ovviamente, 100 decibel di potenza sonora, a 2 MW 104 e a 10 MW 112. Quindi vediamo che all'aumentare delle dimensioni fisiche e della potenza elettrica nominale aumenta la potenza sonora dell'aerogeneratore, ma questo non risponde ancora alla domanda di Luca. La cosa interessante che è stata vista è questa sì invece risponde alla domanda. Le due curve rappresentano lo spettro sonoro normalizzato ponderato A, da un lato linea rossa degli aerogeneratori con potenza inferiore a 2 MW. L'altra, la curva nera, rappresenta lo spettro ponderato A e normalizzato degli aerogeneratori con potenza superiore a 2 MW. Quello che vediamo chiaramente è che aumentando la potenza elettrica nominale dell'aerogeneratore aumenta la potenza sonora, ma soprattutto lo spettro si sposta nella regione delle basse frequenze. Quindi Massimiliano Masullo ha evidenziato il fatto che non tutti sono concordi sul fatto che ad oggi le basse frequenze siano un effettivo problema. Se non lo sono oggi, però potrebbero diventarlo domani all'aumentare delle dimensioni e della potenza degli aerogeneratori. A questo punto spero di aver dato risposta alla domanda di Luca e porrei io una domanda a Massimiliano chiedendogli se gli effetti di moderazione dell'annoyance di cui ci ha parlato hanno una qualche influsso anche sul problema del sonno, del disturbo del sonno. Grazie, condivido un attimo un paio di slide che mi aiutano a risponderti. In particolare abbiamo certamente diciamo una situazione molto simile a quella precedente. Ci sono degli studi che hanno diciamo, provato a mettere in relazione una serie di variabili come appunto l'interesse verso
i problemi ambientali, l'aspetto visivo, la sensibilità, l'attitude come prima. In particolare quello che è stato trovato è un legame appunto con queste tre di cui vi accennavo, quindi interesse verso gli aspetti ambientali, presenza di annoyance visiva, quindi disturbo visivo degli aerogeneratori e un effetto importante della sensibilità al rumore. Vedete, a tre stelline, quindi significa che la significatività statistica è molto importante. Questo lo possiamo vedere anche negli istogrammi a destra, dove i due gruppi dello studio sono stati separati e per diverse tipologie di problematica diciamo relativa al sonno sono stati diciamo suddivisi. Quindi è chiarissimo che i gruppi di persone non sensibili al rumore sono chiaramente meno affetti da questo tipo di disturbo. La cosa diventa controversa se invece confrontiamo tra loro delle risposte, quindi prodotte da interviste, no? Ai soggetti e li confrontiamo con studi di polisonnografia, quindi diciamo analisi di quello che avviene a livello cerebrale durante il sonno. Chiara, da una parte vediamo che i self-reported delle persone ci indicano una grande diciamo importanza del disturbo prodotto dal rumore eolico rispetto a una condizione di controllo, e dall'altra parte invece vediamo che i dati più fisiologici non evidenziano questo risultato, quello soggettivo. Quindi chiaramente c'è una incongruenza che deve essere ancora esplorata. Voglio solo dire che chiaramente gli studi di questo tipo sono estremamente complessi, quindi già mettere su uno studio di questo tipo in una situazione reale comporta costi e un impegno notevolissimo, quindi questo è uno dei motivi poi per cui insomma abbiamo anche una carenza di risultati in questo senso. Bene, grazie Massimiliano. Prima di passare alle domande che sono state scritte in chat, avevo io una domanda per i nostri tre relatori, quindi chiederei una risposta a tutti e tre, dato che abbiamo tre relatori che provengono da tre diverse aree del paese, dal nord, dal centro e dal sud. E quindi volevo chiedervi qual è, secondo la vostra esperienza, l'accettabilità sociale nei confronti degli impianti eolici nei vostri territori. La risposta flash. Si parte in ordine geografico o in ordine di presentazione? In ordine di presentazione. Va bene, allora per quanto vi possa dire io, per quello che ho visto, che io ho avuto esperienza sul campo toscano e pugliese, è uguale in realtà, cioè non è geograficamente differente. Sicuramente ho avuto diciamo a microfoni spenti diciamo che chi spesso gente percepisce del denaro ovviamente per gli impianti eolici e quello è stato studiato, ci sono studi al riguardo insomma che chi lo percepisce non si lamenta, quindi ovviamente in tutti gli studi fatti sull'anno anzi questi vengono esclusi a priori, insomma c'è proprio una domanda sul percepisci remunerazioni e quindi vengono esclusi. Per quanto riguarda proprio la mia esperienza, vi posso dire che non sono ben visti, perché ovviamente, come avevo accennato, da noi sono tutti installati in zone rurali, diciamo, in ambienti dove la quiete e la tranquillità sono alla base della scelta del posto dove uno vive. Per cui si ritrovano ad avere di questi bubboloni enormi messi lì, che giustamente vanno correttamente valutati come impatto, ecco. Grazie Andrea. Anche dal mio punto di vista mi trovo completamente d'accordo, in linea con quanto detto da Luca. Chiaramente insomma si tratta proprio un fatto di luoghi che normalmente sono destinati a una vita che ha diciamo tutti altri standard, quindi insomma trovarsi questo grosso intruso all'interno di un paesaggio insomma così normalmente belli, naturali, quieti, insomma, rappresenta un ostacolo da dover superare
da dover superare. Quindi chiaramente quello che diceva Luca, i benefici economici possono anche essere la soluzione, voglio dire, per compensare, come accade in tutto, per qualsiasi opera, per compensare, insomma, qualche boccone amaro da ingoiare, insomma, se vogliamo dirla così. Grazie, Massimiliano. Andrea, hai qualcosa da aggiungere in merito? Molto rapidamente, chiaramente al nord, come ha mostrato Luca nella sua prima slide, la velocità media del vento su base annua è molto minore, quindi non è un caso se ci sono molti meno impianti eolici. E poi il territorio è più fortemente urbanizzato e quindi, rovesciando l'argomentazione dei due colleghi, appunto per questo al nord è possibile che eventuali nuove installazioni incontrino un po' meno resistenze da parte della popolazione, però non ci scommetterei su questo. Bene, grazie. Allora, passiamo alle domande che sono scritte in chat, sono tantissime, ne accorpo per cominciare due. Arianna Stolfi chiede se esiste una relazione fra disturbo da rumore eolico e grado di istruzione, mentre Antonella Marra chiede se diciamo, c'è una valutazione di esposizione al rumore in base alla sensibilità delle persone, aspetti caratteriali, ma chiaramente il grado di istruzione può, diciamo, rientrare in questo ambito. Non so chi vuole rispondere. Allora, penso che insomma, debba rispondere io. Allora, chiaramente sul grado di istruzione non ho, come dire, traccia di studi del genere. Invece, per quanto riguarda la sensibilità al rumore, chiaramente io ho fatto vedere questa slide, penso che la potete ancora vedere. È ancora condivisa, mi confermate? Sì. Per cui questo che viene riportato per il sonno, chiaramente è qualcosa di molto evidente anche per l'annoyance più generalizzata. Quindi quei tratti negativi della personalità, l'attitude, genera conseguentemente un profilo di soggetti che sono tradizionalmente più sensibili al rumore, per quei motivi di cui abbiamo parlato precedentemente. La sensibilità al rumore è indicata come uno degli elementi discriminanti per l'incremento del disturbo. Quindi è sì. Grazie. Credo per Andrea Tombolato, Marianna Denora, in fase previsionale, come si può tener conto della componente a bassa frequenza? Allora, onestamente una risposta esauriente alla domanda non ce l'ho, però posso far notare una cosa che è la seguente. Le linee, allora, lo studio di cui vi parlavo di Möller e Pedersen sono ancora condivise le slide. Aspetta un momento, provo a condividerle. Ok. Se ci siamo, vi chiedo un ok, se le vedete. Ok. Allora, lo studio che vi ho fatto vedere un attimo fa utilizzava una formula di propagazione del rumore da turbine eoliche che sostanzialmente riprende la ISO 9613, parte 1 e 2, e prevede una propagazione sferica a partire dal centro del rotore. In determinate condizioni, e torniamo alla questione della stabilità atmosferica del periodo diurno, tanto gli autori dello studio quanto anche le linee guida svedesi sul rumore eolico prevedono che, per tenere conto appunto dello strato riflettente che si instaura in condizioni di stabilità atmosferica ad una certa altezza, ecco, viene introdotto un termine in base al quale, a partire da circa 200 metri, perché da 200 metri la propagazione non è più sferica, ma è cilindrica. Io ho fatto un calcolo così esemplificativo e ho verificato che sostanzialmente questo comporterebbe una variazione per un ricettore a 1000 metri di ben 7 decibel. Quindi non solo non ho risposto alla domanda, ma ho anche posto un'ulteriore domanda, e cioè non tenere conto
sia in fase di misurazione, ovviamente, ma anche e soprattutto in fase previsionale, non tener conto delle condizioni di stabilità atmosferica può introdurre delle incertezze veramente notevoli. E quindi mi dispiace, ma questo rimane evidentemente un problema da tenere ben presente. Grazie Andrea, cerco di selezionare domande per, diciamo, distribuirle in maniera equa tra i nostri relatori. Marco Boilini chiede, credo, a Luca: dopo 2 settimane almeno di misura, secondo la procedura ISPRA, ottengo risultati utili nel senso di legalmente validi a verificare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa? Certo, perché è il motivo per cui fu fatta la procedura proprio. Quindi non sono entrato nel dettaglio della fase finale, perché come ho detto è tutto iterativizzato, diciamo. Però invito a leggerla, insomma, e eventualmente a contattarmi per ulteriori dettagli e spiegazioni in separata sede, perché è lunga davvero, insomma. Sì, questo vale per tutte le domande a cui non riusciremo a dare una risposta, saranno comunque inoltrate ai relatori e vi risponderanno per email. Ancora un paio di domande. Andrea Pagnoni, ci sono problematiche acustiche specifiche per impianti offshore? Questo mi piaceva, era nella to-do list delle cose da studiare, se devo essere sincero, quindi sono aperto a collaborazioni al riguardo. Secondo me, nì. Ci sono un po' di studi a giro, ma ovviamente per natura stessa delle cose stai allontanando la sorgente dal recettore, quindi nasce proprio anche per ridurre l'impatto. Grazie. Paolo Mezzaro chiede indicazioni di studio e pubblicazioni per approfondire il disturbo da infrasuoni. Gliele faremo pervenire. Daniele Bertoni, potrebbe il primo relatore ripetere come è stata ottenuta la relazione di equivalenza tra il livello di 71 dB del rumore stradale e 49 dB del rumore eolico? Aspetta, cerco la slide. Avevi la slide ad hoc. Sì. Nel frattempo ho trovato anche un'altra domanda, mi piacerebbe rispondere poi dopo. La domanda Antonio Milite sulle linee guida del disturbo armonico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, credo che Luca abbia Quella l'ho già risposto. risposto, sì. Sì. Allora, eccomi qua, ora condivido. Allora, la slide è questa. Lascio le domande davanti, tutte queste tab non me permetto. Ok, È questa. allora si parte dai limiti stradali, nel caso peggiore in Italia, quindi le strade della classe, quelle più alte. Quindi si convertono da LEC in LDEN, da LDEN si guarda la percentuale di altamente disturbati dal lavoro di Miedemann, insomma, c'è proprio l'equazione, quindi ci inserisci all'interno il livello e ti dà la percentuale di altamente disturbati. Si prende la curva, che è questa verde, quella del lavoro di Janssen, che ormai è un po' datata, è del 2011, non so, ci sono stati forse degli aggiornamenti, ma non, cioè, hanno fatto studi più specifici, perché ovviamente per ogni studio dose-effetto ci sono dei bias diciamo, regionali, quindi andrebbero espresse, sarebbe bello farne uno a livello italiano di questo, a dire la verità. Cioè, questa risponderebbe un po' a tante domande fatte finora. Comunque si prende la stessa percentuale di altamente disturbati e a questo punto si inverte l'equazione di Janssen e si tira fuori il livello LDEN corrispondente a questa percentuale di altamente annoiati. A questo punto, assumendo che il rumore sia costante durante tutto il giorno, quindi giorno, sera, notte, si passa al livello diurno di 42,9. Grazie Luca. Ultimissime 2 domande. Luigi Santoro, avete esperienze di aerogeneratori anche di piccola taglia, quindi si parla chiaramente di microeolico, installati in area urbana? Quali sono gli effetti sulla popolazione? E formulo anche l'ultimissima, che abbiamo tempo di affrontare. Fabio Scamoni, un isolamento di facciata come quello richiesto dal DPCM 5 dicembre 97 è sufficiente a proteggerci dal rumore di pale eoliche? Allora, l'esperienza Quale mia in ambito urbano riguarda Pontedera, provincia di Pisa, qua ci sono 3-4 pale installate in ambito urbano e lo volevo dire prima, per assurdo nonostante ci siano cittadini intorno, anche vabbè, in zona industriale, però è quello che dà meno fastidio, perché ovviamente i livelli di residuo dell'ambiente sono talmente più alti che non ci sono state lamentele, insomma. e la... E...
DPCM sui requisiti acustici passi edifici, chi vuole rispondere? Allora, la domanda di Fabio Scamoni è molto interessante e la risposta è un secco no, nel senso che il disturbo a basse frequenze, a maggior ragione se come abbiamo visto tenderà ad aumentare, si manifesta anche a finestre chiuse e anche con dei buoni, se non con degli ottimi serramenti, al momento non c'è garanzia di eliminare l'annoyance. E lo studio che ho mostrato prima, adesso non torno sulle slide, ma insomma lo dico velocemente, ha comportato anche l'effettuazione di misure di isolamento di facciata alle basse frequenze. Tema sul quale Pedersen peraltro ha parecchio lavorato producendo diversi interessanti articoli, perché è evidente che anche solo misurare l'attenuazione di facciata a basse frequenze è una questione che richiede particolari attenzioni. Bene, grazie. Mi posso permettere di rispondere una cosa a una domanda che mi ha incuriosito proprio rapida perché non vorrei provoca delle confusioni. Daniele Grasso ha scritto che è risaputo che le pale eoliche iniziano a funzionare per velocità del vento superiore a 5 metri al secondo, per cui è un controsenso non effettuare le misure. Allora, al di là che possono cominciare anche a produrre vento a 3 metri al secondo le pale moderne, però se ho capito bene la doppia negazione della frase, si ritorna ai problemi che cercavo di evitare proprio nella mia presentazione, ovvero inizialmente si pensava che non si potesse misurare proprio per questo discorso, cioè vento 5 metri al secondo non posso fare misure. Bisogna proprio capire che il vento non c'è solo la parola vento, cioè vento agli aerogeneratori e vento al riflettore. Quindi se anche fosse vero che partono quando c'è 5 metri al secondo, ma è 5 metri al secondo a 100 metri di altezza più la collina eventualmente su cui sono messe. Quindi tutto la base di per quello ho voluto specificare perché sono le fondamenta su cui è fondato il lavoro, separare contributo del vento in quota da quello a terra. Ecco che, scusate se ho rubato questo minuto in più. No, era invece una precisazione utile da fare. Bene, allora direi di chiudere qui, vedo che ci sono ancora diverse domande a cui non abbiamo potuto dare risposta, ma la formula di Aspettando Matera è questa, quindi si caratterizza per la sua anche brevità, cerchiamo sempre di contenere i webinar entro un'ora e un quarto circa. Mi sembra che quello di oggi sia stato caratterizzato da, oltre che tematiche di grandissimo interesse, da una grande vivacità anche delle domande che sono state poste sul tavolo. Io ringrazio tutti i nostri relatori, Luca Fredianelli, Andrea Tombolato, Massimiliano Masullo. Ringrazio lo sponsor, sostenitore oro di AIA, AS Ambiente. Ringrazio anche chiaramente i colleghi di Aspettando Matera, quindi coloro che insieme a me hanno ideato e che stanno organizzando, conducendo e moderando questi eventi, quindi Sergio Luzzi, Arianna Stolfi e Francesco Martellotta. Ringrazio la fantastica Simona Senesi della segreteria AIA che cura sempre la regia di questi eventi in maniera impeccabile e do appuntamento al prossimo evento di Aspettando Matera, sarà venerdì 23 aprile dal titolo Progettare con le onde, Performance Based Design per la progettazione acustica in architettura. Grazie a tutti, buon pomeriggio e al prossimo appuntamento. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci. Arrivederci a tutti.